Eccoci qua, nuovo video, nuova recensione. Parliamo di un film sempre del 2017, per la regia di Federico Moccia, ed è Non c'è campo. Non c'è campo è la storia di questa classe di una scuola superiore, viene portata in gita apposta, dove praticamente non prendono cellulare. Quindi loro si ritroveranno a affrontare queste giornate durante questa gita senza una connessione wifi, senza telefonare, senza usare il telefonino praticamente. Per praticamente far capire che nella vita non esiste solo il cellulare, internet, eccetera. Quindi, praticamente questa è la storia. Il problema è che la storia poteva essere anche interessante, il problema è che ci sono varie storie, quindi ogni ragazzo, una decina di ragazzi che ci sono in questa scuola, questa classe. E ogni ragazzo in questa scuola ha una storia. Tutte queste storie si intrecciano e non riesce a capire più nulla. Non si riesce a capire più nulla. Questo è il vero problema del film. E poi, a parte come è diretto, è proprio diretto veramente veramente male. Il problema è anche, oltre all'intrecciare le storie, ma anche certe, come posso dire, certe parti in cui ci sono delle battute o fanno delle cose che veramente non stanno, cioè dici boh. E insomma, quindi questo in pratica è diciamo tutto, cioè non riesco neanche a spiegarvi più di tanto, perché è talmente fatto male che non si riesce neanche a spiegarlo. Quindi Non c'è campo, è stata veramente una grande delusione, mi aspettavo molto di più a questo film. Non pensavo fosse così brutto. Sì, ok, magari poteva essere brutto, ma non così. Così è proprio brutto, ma brutto, brutto veramente. Quindi è uscito in DVD adesso, perché anche questo non sono riuscito a vederlo al cinema. Però non state neanche a cercarlo, veramente. O se ce lo cercate, guardatevi come. Praticamente non si fa un film. Come è il cinema? Come non è il cinema? Il cinema non è questo. Ok? Quindi se volete vedere questo film, usate questa teoria. Se no, no, non guardatelo proprio. Quindi Non c'è campo di Federico Moccia con Vanessa Incontrada e Gianmarco Tognazzi, che Gianmarco Tognazzi, tanto di cappello, ma Vanessa Incontrada, va bene, lasciamo stare. E niente, quindi questo è praticamente Non c'è campo, un film che è meglio perderlo che trovarlo. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.